Ragazzi, bonjour, scusatemi se parlo piano ma sono in treno e non voglio disturbare gli altri. Comunque ultimamente ho un sacco di idee assurde per i video, tipo oggi. Allora, sto andando a Milano per lavoro, ok? Per un progetto di cui non posso ancora parlare, ma scoprirete molto molto presto. Anzi, probabilmente quando questo video sarà online già l'avete scoperto, ma è una cosa che non c'entra con questo video e la vedrete su Instagram. In realtà sto andando appunto a Milano, ma arrivo alle 13.45 in stazione e poi fino alle 15.15-15.30 sono libera. E quindi mi vedo con Chiara e andiamo assieme nel ristorante di Cacco nella galleria Vittorio Emanuele in Duomo ad assaggiare questa famosa pizza. Voglio dedicare questo video a questa pizza perché ne ho sentito parlare tantissimo. Vabbè, lui ovviamente, Cacco, si sa, è uno chef famosissimo, lui è uno chef stellato, quindi io darò la mia esperienza da consumatrice, da assaggiatrice amatoriale di pizza, perché non sono assolutamente, voi lo sapete bene, se avete visto i miei video di cucina sapete che non sono assolutamente un'esperta in cucina, né tantomeno una critica, insomma una food blogger o una critica di cucina, però daremo la nostra opinione. Adesso Chiara, ho visto che, cioè, mi ha mandato un vocale dicendomi che è un po' in ritardo, anche il mio treno è un po' in ritardo, ma secondo me arrivo prima io, quindi nel frattempo magari faremo l'ordine anche per lei, sperando di trovare posto, perché in realtà io volevo andare nel ristorante ma chiude alle 14, però telefonando mi hanno detto sì, però al piano di sotto, che c'è il bar bistrò che è aperto ad orario continuato, puoi tranquillamente mangiare la pizza anche se arrivi alle 14, quindi così faremo, tant'è che volevo comunque assaggiare la pizza in realtà. E sono molto molto emozionata perché vi dico, ho visto le recensioni. Basta? Ok. E quindi ho visto le foto, i video di questa famosissima pizza e a me non sembra niente male, anche se mi sembra un po' piccolina, però ovviamente voglio assaggiarla. Vi dico che ho una fame da lupi perché praticamente non ho fatto colazione se non un pacchetto di patatine che ti danno in business class in treno, quindi ho super 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 fame e sono appunto super elettrizzata finalmente di assaggiare questa pizza famosissima. Ci siamo passati davanti, devo dire, questo ristorante, questo bar bistrò con Eric l'ultima volta che sono stata a Milano, ma non siamo entrati, quindi questo video sarà molto molto interessante, una recensione così diversa dal solito, vediamo. Nel frattempo vorrei chiedervi, siete mai stati in questo ristorante di Cracco? Siete mai stati nel bar bistrò di Cracco? Se sì, come vi siete trovati? Se no, magari c'è stato qualcuno che conoscete, scrivetemi nei commenti, fatemi sapere che cosa avete sentito dire, che cosa si dice, o le vostre esperienze quali sono. Nel frattempo abbiamo 6 minuti di ritardo con il treno Trenitalia, sempre un minimo di ritardo c'è, siamo a Brescia adesso se non sbaglio, quindi manca poco per Milano perché io sono partita da Trieste e sono tipo 4 ore e 40, un viaggio lunghissimo, ma siamo quasi arrivati. Arrivata a Milano ragazzi, ci siamo, tra una decina di minuti dovrei essere lì e anche Chiara dovrebbe arrivare poco dopo di me, quindi non vedo l'ora di rivederla. Ci siamo quasi ragazzi, sono in Duomo, eccoci. Il ristorante è proprio lì ragazzi, ci siamo quasi, siamo nella galleria Vittorio Emanuele, Chiara sta per raggiungermi, anche lei vicinissima, e adesso entriamo e vediamo. Ho una fame da lupi ragazzi, non potete capire, cioè non potete immaginare, eccoci. Ragazzi, ci siamo, guardate chi c'è con me! Chiara! Evviva! Tutti ci dicono sempre di fare video insieme, finalmente! Ce l'abbiamo fatta, siamo a Milano insieme, cioè una cosa incredibile! È vero, da non credere! Che vogliamo organizzare? Ogni volta non riusciamo mai e oggi abbiamo pochissimo tempo! Sì, però ce la faremo e forse registreremo di fra due video! Esattamente, speriamo! Sì, poi arrivando sul mio taxi c'era una cucinella, quindi purtroppo non riusciamo a fare tutto! Sì, sicuro che ci riusciamo, quindi li vedrete a breve, insomma, adesso mi sa che dobbiamo pensare! Sì, adesso dobbiamo ordinare perché già siamo in ritardo, quindi dobbiamo darci una mossa. Abbiamo tipo i tempi tirasintimi. Ok, questi sono i menu ragazzi che ci hanno portato. Questo è un menu unico. Io però
passerò direttamente, mi sa, alla pizza. E siamo appunto nel Bar Bistro, che è aperto ogni giorno dalle 8 alle 24, quindi un orario super davvero. Ci sono le colazioni, vabbè, la caffetteria, noi siamo qui per il pranzo, snack, eccole le pizze. Allora abbiamo due scelte: o la pizza margherita o la pizza con le verdure di stagione. Io penso che voi mi conoscete, non sono una grossa amante delle verdure, quindi penso proprio che andrò sulla pizza margherita. Chiara, tu cosa prendi? Ma io proviamo quella alle verdure, perché sì, dai, abbiamo così due su due le testiamo, cioè una delle due ci piacerà, speriamo di sì. E poi, continuando a guardare il menù, ci sono toast, sandwich e poi proprio antipasti, primi, eccetera. Quindi per essere un bar bistro ha un sacco di roba, direi. Cocktail invece volevo vedere, e queste invece sono le bevande. Io, se mi conoscete, sapete che prenderò sicuramente la Coca-Cola Zero. Intanto sono arrivate le bibite, l'acqua che abbiamo preso, ci hanno portato l'acqua panna e poi la Fanta e la Coca Zero, e mi hanno portato anche la cannuccia che non avevo visto ma c'era. Eccola qua, e adesso stiamo aspettando le pizze. Volevo dire due parole sul posto. Sì. Non è male, cioè siamo in galleria, sì, essendo che siamo all'esterno non riusciamo a vedere il locale dall'interno. No, perché... ancora no, però dopo dobbiamo andare a fare l'ispezione. Sì, quindi magari, beh, minimo andiamo a dare un'occhiata per vedere com'è, perché ho sentito dire che è carino dentro. Sì, anche dalle foto che avevo visto girare mi sembrava molto carino, però con la temperatura di oggi meno male che sì, sì, fuori, sì, infatti fa caldissimo. Però ho sentito dire che è come entrare in un'altra epoca, che è tutto un po' antico, così. In effetti sì, sembra, sì. Quindi è carino. Però anche stare qui fuori non è male, no, in realtà, devo dire, c'è una vita bellissima, cioè non siamo troppo in là, troppo in là. È bello. E poi dai, la vista è bella, questa galleria, molto bella. Ok ragazzi, sono arrivate le pizze, hanno un profumino, niente sì, male, che cosa ne dici? Aspetto, sì, anche a me, devo dire. Sono veramente i pomodori sulla tua. Sì, sono piccoline però, mi sembrano piccoline, vero? Di solito, anche secondo me, però c'è da dire che sono molto alte, quindi è un po' una pizza, invece che stenderla sottilissima, sono un pochino più compatte. Però ragazzi, il profumino, allora, questa è quella alle verdure. Ok, vi faccio vedere anche quanto è alta. Zucchine, melanzane e pomodorini, credo, sì, e basilico anche, basta. Anche la mia, il basilico e i pomodorini, e questa è la margherita, guardate quanto è alta. Sì, anche la pasta è di un colore, cioè sì, l'impasto mi sa che ha i cereali, ho sentito che ha i cereali aggiunti all'impasto, ma insomma, non ci resta, vero, non ci resta che assaggiarla, ragazzi, visto che non abbiamo tantissimo tempo, dobbiamo essere anche abbastanza veloci nell'assaggio. Esatto. Ok, ragazzi, è il momento della verità. Siete praticamente con le mani. La mangiamo con le mani. Siete posizionati sulla bottiglia dell'acqua con il piattino della cioccolata. Io sono terrorizzato, sto cercando di non pensarci. Se tiene, tiene, se no... No, non ci vedete mai, cioè non vedete, esatto, mai la scena in cui assaggiamo. Esatto. Vado con le mani, eh. Anch'io. Tolgo il pomodorino perché io non rimango. Sì, è vero. Perché io sono strastizzinosa. Ok, ci siamo. Cin. La pizza di cracco. Il pomodoro è strabuono, super gustoso, è vero, e l'impasto, ragazzi, è super croccante e sembra anche leggero, però io mi ci sto buttando. Mukbang improvvisato, galleria in Duomo a Milano, chi l'avrebbe mai detto. Ma è buonissima, veramente tanto buona. Super croccante, ma più morbida verso l'interno. Sì. Si sente che hai cereali, comunque non so, l'impasto è il tuo più sicuro. Il mio più sicuro, non guarda, il mio è il mio. No, il mio è più sicuro. Il tuo forse è integrale. Non l'abbiamo letto? No. Niente. Però decisamente diverso. Ma ragazzi, buona, La cosa che mi ha colpito di più è proprio il pomodoro. È super. Sta tremando. Tranquillo. Però il pomodoro ha un gusto, è super saporito. È vero. La mozzarella invece è più delicata. Decisamente, però è bella bilanciata. Devo andare
che sto cercando anche di contenermi nel mio solito modo di mangiare. Perché lei è tutta carina in sua. Io sono tutta carina. Sì, molto più di me, io sono troppo. Cioè, io mi vedo tipo un maiale che si strafoga. No, io mi strafogo molto, no, credimi. Infatti, quando ti ho visto fare il mukbang della torta di compleanno, di Conte Cerco, ho detto, avrei potuto farlo anch'io del compleanno di YouTube, cioè il mio compleanno. Quando ti ho visto mangiare, non ci potevo credere, cioè ho detto, se io avessi avuto una torta del genere, l'avrei tipo divorata in un secondo. Era fettina, almeno li mangia. Ma io volevo prendere esattamente la torta, però siccome volevamo darla anche tipo a mia mamma, no, ci sta. Cioè, mi sono detta, no, devo farla brava, però poi, da dietro, non si vedeva, però, tutte ditate. Infatti dicevo, ma come faccio? Se fossi stata io, quella torta non arrivava neanche forse ad accenderla alla videocamera. Sai che era buonissima. Sembrava buonissima. Non avrei mai dovuto guardarlo la sera, perché poi mi è rimasta la voglia per ore, incredibile. Quando guardi ti viene una voglia di quella cosa lì che magari neanche ti piace più di tanto. Esatto, è vero, è stranissimo. Perché la tua è il pan di Spagna al cioccolato. Sì, e a me è ripieno alle fragole. A me il pan di Spagna al cioccolato non mi fa impazzire, però avevo voglia di pan di Spagna al cioccolato ripieno alle fragole. Io sono uguale, infatti probabilmente con questo video faremo venire voglia a tutti di pizza. Penso, questa è veramente buona. Sì, molto. È decisamente particolare, però, cioè, non è la classica. No, è vero, non c'entra niente con la classica pizza. È molto, cioè, si vede che è un po' una. Non voglio dire una rivisitazione, però sarà qualcosa di simile, una reinterpretazione. Una reinterpretazione, sono molto critica. Food critics. In realtà io non mi intendo per niente, anzi so manco cucinare, tu almeno sai cucinare. Ma più o meno, cioè in realtà ci provo. Facciamo io non ci provo nemmeno. Forse dovrei. Cioè provo quando seguo le ricette fatte dagli altri, ma non saprei mai inventarmi nulla. Ma non, figurati, no, tu sei già più step, io mi cerco. Non riesco neanche a seguire le ricette degli altri, figurati. Però? Mi comunque è croccante tanto la mia, anche la tua. Anche la mia abbastanza, è il centro un pochino più morbida. Sì. L'unica nota che forse a me manca un po' di sale, però c'è da dire, è vero, anche a te, c'è da dire però che a me in generale manca il sale ovunque, quindi non faccio testo, però un pochino di sale. Io invece mangio insipido, ma un pochino di sale mangio, cioè mangio qualche senso di sale, perché anche l'insalata, io vabbè, l'insalata non la mangi, però io non la salo neanche, ma questa è un po' insipida, ma è buona, cioè un pochino manca sale, però va un po' a gusto, va. Sì, nel complesso merita, secondo me. Comunque notare le posate da Ah sì, non le avevo neanche viste, ero talmente presa a parlare con lei che io non ho neanche guardato il tavolino praticamente. Non abbiamo neanche usato. Volevo farvi notare, scusate il pezzetto mangiucchiato, che si vedono i cereali, ci sono e ce n'è anche un bel po' e stanno molto bene, devo dire, sono molto buoni. Ok ragazzi, siamo all'ultimo boccone. Veramente buona. Niente, niente male, ce la siamo sviluppata tipo in 10 minuti. Finita. Mi sono impossessata della videocamera di Nicole per cercare di fare la classica recensione anche dei bagni, quindi ispezione dettagliata dei bagni all'interno. Io adesso non sono bravissima ad usarla, la sua è molto più bella della mia secondo me, perché se è tutta touch qui non so cosa fare. Comunque questo è un mega specchio che c'è proprio di fronte a noi. Noi siamo entrati da qui e c'è subito lo specchio qui davanti. Invece da questa parte, ok, stavo guardando, è il bagnetto delle donne, quindi poi andrò qui. C'è il lavandino, molto carino, sempre in marmo, perché tutto l'arredo è in marmo. Ci sono due seggioline qui di lato, il WC e un altro mini sgabellino. Sembra tutto molto molto carino e mi piace un sacco lo stile che ha, perché appunto è un po' uno stile retro, un po' di altri tempi, ma molto molto elegante. Ed eccomi tornata a casa ragazzi, il mio trucco sarà probabilmente completamente rovinato perché l'ho fatto questa mattina e sono le 22:37. Ci metto sempre un po' a tornare da Milano con il treno perché è parecchio lunga come tratta. Comunque sono stata super super felice di aver rivisto Chiara. Non ci siamo salutate in videocamera perché non c'è stato il tempo,
tempo di salutarci in videocamera, ma ovviamente ci siamo dette che ci saremmo riviste il prima possibile, anche se è stata una... cioè ci siamo viste veramente per pochissimo, però prossima volta speriamo di recuperare e di riuscire a stare insieme un po' di più. Però è stato molto molto interessante, vi devo dire la verità, fare questa esperienza con lei e assaggiare assieme questa pizza così conosciuta, eccetera eccetera. Allora, intanto volevo farvi vedere lo scontrino del ristorante per farvi vedere i prezzi. Se vedete che ci sono dei pezzetti che io ho cancellato è perché sono i dati della mia azienda. Quindi questo lo scontrino. Allora, la margherita 20 euro, la pizza alle verdure 20 euro, l'acqua da 75-7 euro, Fanta e Coca-Cola Zero 8 euro e niente servizio, e il conto è 63 euro totale. La premessa, sicuramente è un conto salato, non è economico, ma... ci sono secondo me diversi fattori da considerare, per questo non sono molto d'accordo con tutte le critiche, anche se, ripeto, io non me ne intendo, quindi parlo da consumatrice ignorante, tra virgolette, ok? C'è da dire che sì, certo, il prezzo è alto, quindi so che è stato molto criticato, cracco, la pizza da 20 euro, eccetera, eccetera. C'è da dire però che un po' tutte le pizzerie e i ristoranti in quella zona di Milano hanno questi prezzi, se non leggermente, leggermente più bassi, ma... Cracco è uno chef stellato, gli altri invece magari no, eppure ti offrono lo stesso prezzo. Quindi se devo scegliere tra uno chef, il ristorante di uno chef stellato e un ristorante a caso che più o meno i prezzi sono gli stessi, ovviamente vado a scegliere quello di Cracco. Per dire, sicuramente non è un ristorante dove andrei ogni giorno, perché sarebbe un pochino, veramente, un pochino troppo fuori budget, però sicuramente per un'esperienza è stato carino e la pizza era molto molto buona. Logicamente io quella napoletana l'ho assaggiata, logicamente non è la tipica pizza napoletana, non è la tipica pizza che conosciamo, è una, come dicevamo con Chiara, un po' una rivisitazione, un po' una cosa sua. Però sicuramente era molto buona e mi è piaciuto particolarmente questo impasto di cereali, c'erano dei pezzettoni di cereali, era l'impasto, è veramente, cioè a me la pizza piace alta, croccante ma non troppo, soffice ma non troppo, e questa era perfetta perché all'esterno era croccante, all'interno era soffice ma non troppo, quindi ce la siamo veramente veramente gustata. E la mozzarella dolce buona, la salsa di pomodoro, la polpa era super 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 gustosa ma dolce, e quindi sì, assolutamente, gli ingredienti si vedeva che erano freschi, insomma. Io sono rimasta comunque soddisfatta, al di là del fatto che comunque sapevo che il conto sarebbe stato salato, ma ripeto, in quella zona di Milano, nella Galleria Vittorio Emanuele, i prezzi più o meno questi sono, solo che se provate, almeno a me è capitato, se provate ad andare in qualche altro ristorante del centro di Milano, ci sono a volte anche trappole per turisti, dove paghi lo stesso, ma... mangi male, quindi perlomeno almeno qui si mangia bene, questo posso dirlo con certezza. Mi dispiace, è stata anche molto digeribile, ve lo posso dire, perché a me tendenzialmente la salsa di pomodoro può fare acidità e con questa non ho avuto nessun tipo di problema, anzi è stata super digeribile e buonissima. Vorrei tornare a mangiarla, sicuramente il prezzo è un pochino così per andare ogni weekend, però magari quando ritornerò a Milano potrei anche farci una capatina, perché era veramente buono. Mi dispiace solo perché ho visto che avevano un sacco di dolci molto interessanti, e voi lo sapete che io sono una golosona, e ho sentito parlare molto bene di questi dolci, solo che dei dessert, eccetera, solo che non abbiamo avuto il tempo perché entrambe avevamo poi degli appuntamenti di lavoro e quindi siamo arrivate in ritardo entrambe, quindi non ci siamo potute fermare di più, altrimenti avremmo assaggiato anche il dolce, però magari prossima volta. Tutto sommato vi devo dire, per me e anche per Chiara, per quanto mi ha detto, è stata un'esperienza super positiva, anzi la ringrazio tra l'altro, uno per la partecipazione al video, due per avermi incontrato a Milano, perché sono sempre stra contenta di vederla
tra tutte le youtuber che conosco, lei è quella a cui sono più legata, quindi insomma mi fa sempre tanto piacere vederla e vorrei potermi fermare di più ogni volta. E poi voglio ringraziarla anche per il pezzettino del bagno, perché mentre io stavo in cassa lei è andata in bagno e quindi le ho chiesto: ti prego, puoi filmare tu, eccetera, e quindi lei mi ha fatto questo pezzettino di recensione, quindi voglio ringraziarla tantissimo. E quindi avete avuto un po' un piccolo video di Chiara nel mio canale in realtà, quindi questo direi che è quanto per il video di oggi, che spero vi sia piaciuto. Scrivetemi se avete idee per i prossimi video. Noi ci vediamo, questo video lo vedete venerdì, domani venerdì, quindi noi ci vediamo lunedì con un nuovo video. Buon weekend mia family, vi voglio bene e vi mando tanti baci, ciao.